Salve e benvenuto. Vi parla Gary Owens e oggi vorrei guardare insieme a voi lo swing molto interessante di Grant Waite. Interessante perché è il primo esempio del metodo conosciuto come Stack and Tilt. La prima cosa che segno è il centro di gravità che si trova qui. Marco anche la posizione della testa per vedere se si muove. Bene, vediamo che inizia il movimento andando un po' a destra. Porta il bastone e il corpo insieme in un movimento unico, che si chiama un One Piece Takeaway. A questo punto, quando il braccio sinistro è parallelo con il terreno, i polsi sono già caricati, creando un angolo. E alle spalle manca poco per arrivare ad un giro di 90 gradi. E fin qui niente di nuovo. Ma adesso, in cima alla salita, che si vedono le novità. Guardate un po' dove si trova il peso. È tutto sulla sinistra e non più sulla destra com'è solitamente. Stack in inglese significa mettere una cosa sopra l'altra. E qui è inteso come mettere il piede, il ginocchio e la spalla uno sopra l'altro nella parte sinistra. Tilt si riferisce all'angolo delle spalle. Quindi inizia la discesa buttandosi tutto in avanti ed è in questo modo che il centro di gravità si trova più in avanti rispetto alla sua posizione all'address. E mette discesa, tiene i polsi ben caricati, il famoso ritardo delle mani. All'impatto vediamo le mani e il centro di gravità in avanti, la pallina. E devo dire che questo è l'aspetto dello swing stack and tilt che mi piace di più, perché così si evita di prendere territorio davanti alla pallina, la cosiddetta flappa. Le gambe sono un po' rotonde, ma i fianchi sono ben girati e il follow through è molto fluido. Finisce in una bellissima posizione con la schiena bella dritta e non si piega indietro come si faceva una volta. La novità più grande sta nell'idea che non c'è più bisogno di caricare il peso sulla destra nella salita e sono sicuro che sarà un tema molto discusso nei prossimi anni. Grazie per la vostra attenzione. Ciao e a presto. Gary Owens.